La porta a vetri si spalancò con un colpo secco, lasciando entrare lo scrosciare assordante della pioggia sul marciapiede. Normalmente Sofia sarebbe stata più delicata, ma quella era veramente una pessima giornata per lei. In confronto, il ritorno a Itaca di Ulisse era stato una tranquilla passeggiata. Rimase immobile nell'ingresso, lasciando che grosse gocce d'acqua cadessero dal giubbotto sulla morbida moquette rossa. Si prese un istante per assaporare la fine della pioggia che l'aveva accompagnata per tutto il giorno. In quell'atrio, caldo e luminoso, riuscì per un istante a rilassarsi, mentre una dolce consapevolezza le invadeva la mente. Finalmente quella giornata era finita. Confortata da questo pensiero, impiegò qualche istante per accorgersi di una cosa alquanto ovvia. C'è nessuno? L'atrio era deserto. Se solo non fosse stata terribilmente stanca, il fatto che il suo giubbotto gocciolasse su quel lindo pavimento l'avrebbe messa a disagio. Mi scusi per l'assenza. La voce era più dolce dell'uva candita, ma il silenzio era così completo che lei sobbalzò ugualmente. Impiegò qualche istante ad identificare il proprietario, un uomo di mezza età, il cui abbigliamento lo confondeva con l'arredamento, meglio di come potrebbe fare un camaleonte. Un cliente aveva richiesto la mia presenza. La pelle morbida del viso era deformata da un sorriso enorme, che avrebbe potuto essere inquietante se non fosse stato per gli occhi gentili che lo sovrastavano. Si figuri nulla di grave. Nonostante tutto, riuscì a sorridere. Venga, lasci pure a me. Con destrezza l'uomo prese il trolley e le fece strada verso la reception. Sofia lo seguì senza fare obiezioni. In un certo senso era felice che non ci fosse nessun altro oltre a loro. Attraversare un ingresso affollato per lei era più difficile che attraversare un oceano. Sembrava essere del tutto invisibile alle altre persone che continuavano ad urtarla e tagliarle la strada. Almeno questa volta si sarebbe risparmiata tale fatica. Che tempaccio, non è vero? Ho sentito che alcuni voli sono stati persino cancellati. Ha sentito bene. Generalmente non le piacevano gli uomini che le davano subito confidenza, ma in questo caso aveva veramente bisogno di lamentarsi con qualcuno. Ho passato 3 ore all'aeroporto prima che dicessero che il volo era stato cancellato causa maltempo. Che sfortuna. Le sue espressioni erano caricaturali, ma sincere. Anche se la mettevano leggermente in imbarazzo, riuscirono a risollevarle almeno un po' il morale. Non si preoccupi, ci prenderemo noi cura di lei. Alla fine ringrazierà la compagnia aerea per averle cancellato il volo. Ne dubitava fortemente, ma non se la sentì di farglielo notare e si limitò a esibire un finto sorriso. Allora, camera singola o è in compagnia? Camera singola. Qualcuno là fuori non sa cosa si sta perdendo a lasciare da solo un simile dono del cielo. Probabilmente era un complimento per lui, ma lei la vedeva diversamente. Comunque non si espresse con nessun commento. Voleva solo che le desse una chiave per poter andare a dormire. Trovato, ho la stanza che fa per lei. Erano le parole più belle che avesse sentito da quella mattina. Pagò senza neanche preoccuparsi del prezzo. Qualunque cifra sarebbe andata bene. Le porto la borsa? Non si preoccupi, posso fare da sola. Come vuole. L'enorme sorriso non abbandonò per un istante il volto dell'uomo. L'ascensore è là in fondo, terzo piano, la terza porta a sinistra. Dicendoglielo, le porse una chiave. Una vera chiave, non una tessera magnetica. Le fece molto piacere. La trovava una cosa rassicurante.
Grazie. Non era una parola sufficiente per rappresentare il suo sollievo nello stringere quel piccolo oggetto di freddo metallo. Grazie a lei. Sofia gli sorrise un'ultima volta prima di girarsi e andare verso l'ascensore. Il rumore delle rotelle del trolley rimbombava in maniera terribilmente fastidiosa in quell'ampio ingresso silenzioso. Se solo avesse avuto la forza, lo avrebbe sollevato per farlo tacere. Il suo rumore le dava la sensazione che tutti la fissassero. Ovviamente lì non c'era nessuno, quindi era una sensazione assolutamente fasulla. Ma sentì ugualmente lo sguardo dell'uomo sulla schiena, fino a che non arrivò all'ascensore. Eppure, nell'ultima immagine che ebbe dell'ingresso prima che le porte metalliche si chiudessero, non riuscì a vederlo. Non ebbe il tempo di capire se, perché perfettamente mimetizzato nell'ambiente, o perché effettivamente fosse scomparso. L'ascensore fu rapidissimo. Le era praticamente impossibile capire se stesse scendendo o salendo. In ogni caso, quando le porte si aprirono sull'ampio corridoio, non le sarebbe potuto importare di meno. Senza riflettere, girò a sinistra, come le aveva detto l'uomo della reception, e si fermò davanti alla terza porta. Solo a quel punto, osservò il numero sulla chiave. La perfetta riproduzione miniaturizzata dei due splendidi 8 d'oro che luccicavano sul legno scuro di fronte a lei. Non le sembrava vero di infilare la chiave nella serratura della sua stanza. Finalmente era arrivata. Con un sospiro di sollievo girò la chiave. La porta non si aprì. Non è possibile. Riprovò tirando leggermente la porta verso di sé. Nulla da fare, rimase chiusa. Frenare l'impulso di prenderla a calci le costò il più grande sforzo di tutta la sua vita. Si limitò ad appoggiarcisi sopra con la schiena, chiudendo gli occhi e prendendo un profondo respiro per calmare la rabbia e lo sconforto che in un attimo l'avevano invasa. In fondo, in quella giornata non ne era andata una giusta. Non poteva certo sperare che si concludesse così facilmente. Riaprì gli occhi e allora li vide. Due splendenti 8 d'oro che luccicavano sulla porta, dall'altra parte del corridoio di fronte a lei. Si girò per guardare quella a cui si era appoggiata. In fondo era stanca e avrebbe tranquillamente potuto sbagliarsi. Non era così. Anche quella era numerata con l'88. «Che razza di scherzo è?» sentì il bisogno di dirlo ad alta voce, mentre, voltandosi da una parte e dall'altra, continuava a vedere la medesima porta. Come se fossero l'una al riflesso dell'altra, identiche, in ogni più piccolo dettaglio. Con due ampie falcate superò la distanza dalla porta che non aveva ancora provato ad aprire. Infilò la chiave nella serratura. Trattenendo il respiro, la girò. La porta si aprì docilmente. Non ebbe bisogno di cercare l'interruttore della luce. I sensori di movimento illuminarono la stanza non appena ci mise piede. Però non riuscì a trattenere l'esclamazione. Per quello che aveva pagato, non si era certo aspettata una stanza del genere. Era stata in posti in cui 4 persone le facevano stare nella metà dello spazio, che ora era tutto per lei. Si chiuse la porta alle spalle, continuando a guardare la stanza. Lasciò la borsa accanto al letto per andare verso ciò che subito aveva attirato la sua attenzione, una splendida portavetri che si affacciava sulle luci della città. Un panorama veramente notevole. Se solo non ci fosse stata quella pioggia incessante, sarebbe uscita per assaporare l'aria della notte e godersi quella vista senza l'interferenza del vetro. E guardando quelle luci, era stata 3 giorni in una delle città più belle del mondo e tutto quello che aveva visto erano aule di convegni. Tipico,
si sarebbe stupita del contrario. Alla fine riuscì a distogliere lo sguardo incantato dalla città, per tornare a guardare la stanza togliendosi finalmente la giacca bagnata. In fondo il signore della reception non sbagliava. Ancora non era felice che le avessero cancellato il volo, ma le dispiaceva molto meno. Si lasciò cadere sul letto. Non aveva ancora fatto in tempo a rialzarsi che una musica partì improvvisamente, facendola sobbalzare. Che diavolo è? Impiegò qualche istante a capire da dove provenisse quella melodia e quando lo fece non poté che rimanere perplessa. Quello appoggiato sul comodino accanto a lei non era un artistico portagioie, era un carillon. Senza dubbio era un oggetto insolito da trovare in una stanza d'hotel, ma le note di quella musica fecero rapidamente scivolare via ogni pensiero dalla sua mente. Non le importava sapere come fosse possibile che si fosse azionato nel momento esatto in cui si era sdraiata. Nemmeno riuscì a porsi quella domanda, come se il suo corpo fosse diventato un guscio vuoto, come la ballerina che danzava sul carillon. Per vederlo più da vicino lo prese. Era veramente fatto con cura. Uno specchio ricopriva la parte interna del coperchio, riflettendo la ballerina che danzava al suono di quella melodia. Era la cura dei suoi lineamenti, la perfezione dei dettagli ad essere impressionanti. Una persona vera, condannata a fissare in eterno in uno specchio l'istante d'immobilità in cui era pietrificata, a danzare in eterno una danza senza movimenti. La musica da lieve sembrava aver riempito tutta la stanza. O forse quella melodia le stava semplicemente entrando nella pelle. Si insinuava in lei, scivolando sotto i suoi vestiti come l'aria gelida. Perché l'aria era diventata gelida. La sentiva. La sentiva nella sua carne, come se le fosse nata dentro e ora si espandesse piano in ogni suo muscolo. Avrebbe voluto cercare di capire che cosa fosse quel gelo, ma non riusciva a distogliere lo sguardo dalle due ballerine che imperterrite continuavano a danzare, l'una il riflesso dell'altra. Erano diventate un unico essere che, per scherzo del fato, aveva un solo corpo ma due nature, identiche eppure opposte. Due essenze che, senza alcuna possibilità di vittoria, gareggiavano tra loro per chi, per prima, avrebbe seguito la danza disegnata dalla musica, così da poter muovere l'altra con fili invisibili. In quelle note, in quella musica che sembrava annullare la sua identità, cominciava ad affiorare un suono diverso. Che cos'era? Era difficile da capire. Com'è difficile vedere il mondo fuori da una finestra, quando questa riflette il chiarore di una stanza. Sembrava un sospiro che si allungava ed estendeva con le note, come se appartenesse ad esse, che ripetutamente mormorava la parola Sofia. Sofia. Nel momento in cui le ballerine terminarono la loro immobile danza, un rumore sordo spezzò l'aria. Sofia sobbalzò spalancando gli occhi sull'oscurità. Si mise seduta e il suo movimento fece accendere la luce nella stanza. Il cuore le martellava nel petto, come se avesse corso mille miglia, e la fronte era imperlata di sudore. Quanto tempo era passato? Per quanto tempo era rimasta sdraiata sul letto?
avrebbero potuto essere pochi istanti, così come intere ore. Si guardò attorno cercando la provenienza del rumore che l'aveva svegliata. Avrebbe potuto essere un vetro che andava in frantumi. Eppure nulla sembrava essere cambiato. Tutto era perfettamente in ordine. L'aria era calda e accogliente, senza traccia di quel gelo che aveva sentito nel sogno. Si girò verso il comodino accanto a sé. Il carry-on con la ballerina giaceva muto e immobile. Allora quello non l'aveva sognato. Per un istante non era stata sicura. Lo prese in mano e tentò delicatamente di chiuderlo. Il coperchio rimase perfettamente immobile, come se i cardini per farlo ruotare fossero finti. Lo girò, esaminando ogni suo lato alla ricerca del congegno per dargli la carica. Non c'era. La sua superficie era perfettamente levigata da ogni prospettiva. Strano. Prima che potesse rimetterlo a posto, il suo sguardo venne catturato dal minuscolo abitante di quell'oggetto. Senza musica a muovere i fili invisibili, la ballerina era immobile. Gli occhi fissi su Sofia, in quello sguardo di ceramica. Le labbra piegate in un muto sorriso. Anzi, meglio dire un ghigno. Sofia l'afferrò con le due dita e la girò in modo che guardasse solo il suo riflesso nello specchio sul coperchio. Anche se era una cosa che non aveva senso, quello sguardo la inquietava. Non sapendo dove mettere il carry-on, lo appoggiò nuovamente sul comodino lasciandolo aperto. Forse era meglio così. Magari il congegno a molla che lo faceva partire era la chiusura del coperchio. Si alzò in piedi, facendo un giro nella stanza, per vedere se c'era qualcosa che poteva aver prodotto il rumore che l'aveva svegliata. Si sentiva strana, come se stesse aspettando che qualcosa succedesse. Certo, in quelle condizioni non sarebbe riuscita a dormire di nuovo. «Andiamo, calmati, non è successo niente», sperava che, dicendolo ad alta voce, sarebbe stato più efficace. In ogni caso non ottenne esattamente l'effetto desiderato. Quella però era stata una giornata pesante, era normale che fosse un po' suscettibile. Prese un respiro profondo, le sembrava di aver trattenuto il fiato per ore. Mentre era lì che camminava avanti e indietro nella stanza senza nessun motivo, si accorse che i capelli e i vestiti erano ancora umidi di pioggia. Una doccia l'avrebbe sicuramente aiutata a lavarsi via quella brutta giornata. Aveva già fatto il primo passo nel bagno prima di premere l'interruttore. Sobbalzò vedendo una figura materializzarsi di fronte a lei insieme alla luce. Il cuore rallentò i suoi battiti la frazione di istante dopo, quello che ci mise a riconoscerla. Era solo il suo riflesso. Chiunque avesse arredato quella stanza doveva essere veramente appassionato di specchi. A quanto pareva non bastava quello della toilette appoggiato sul comodino in camera da letto, perché sopra il lavandino del bagno, proprio davanti alla porta, ce n'era un altro che in lunghezza copriva tutta la parete. Si avvicinò allo specchio per guardare il suo riflesso più da vicino. Era veramente strano. Guardandosi, non sembrava particolarmente stanca e nervosa. Anzi, appariva riposata e piena di energie, come se potesse conquistare il mondo. Era sempre stata scettica riguardo all'uso dei cosmetici, ma se erano quelli i risultati, doveva assolutamente ricredersi. Sembrava un'altra persona. «Avanti, smettila di perdere tempo». Lo disse anche questo ad alta voce, in modo che il suo riflesso facesse altrettanto, come se così facendo potesse essere più efficace. Nel momento in cui aprì l'acqua della doccia, il suo scrosciare si sommò a un altro suono.
La spense subito. Cos'era stato? Rimase in ascolto per diversi istanti. Niente, solo il silenzio. Poteva essere stato qualcuno che bussava alla porta, ma siccome non si ripeteva più, doveva averlo solo immaginato. Riaprì l'acqua, che divenne calda in pochi istanti. Aveva già poggiato un piede sul liscio piano bianco della doccia, quando eccolo di nuovo. «Ma si può sapere che diavolo succede?» Sembrava che lo facesse apposta. Lasciò l'acqua scorrere e con passo deciso marciò verso la porta. «Chi è?» Doveva esserci qualcuno. Lo aveva sentito. Eppure nessuno le rispose. Abbassandosi leggermente, controllò dallo spioncino. Niente. Solo lo scintillante 88 dorato della porta di fronte alla sua. Rimase lì ferma per qualche istante. Non c'era nessuno, eppure aveva la sensazione che ci fosse qualcuno. Che anche un'altra persona stesse lì in piedi a osservare e aspettare. Al diavolo! Era stufa di perdere tempo. Voleva solo farsi una doccia e andare a dormire. L'acqua calda aveva già riempito il bagno di vapore e questa volta vi si buttò sotto prima che ci fosse il tempo perché qualcosa la disturbasse di nuovo. Le ci voleva. Era davvero quello di cui aveva bisogno. Chiuse gli occhi lasciando che il getto d'acqua scorrendo sulla sua pelle trascinasse via le lunghe ore di quell'interminabile giornata. Senza nemmeno rendersene conto, cominciò a canticchiare. Impiegò qualche istante a riconoscere la melodia. Era quella del Carillon. Smise immediatamente. Per qualche motivo che non sapeva spiegare, la cosa la infastidiva. Solo allora se ne accorse, anche se lei aveva smesso di cantarla, la musica era ancora lì. La sua ombra traspariva insieme allo scrosciare dell'acqua. Chiuse immediatamente il rubinetto e uscì dalla doccia afferrando l'accappatoio, ogni fibra del suo corpo in ascolto. Qualcosa si nascondeva in quel silenzio. Aprì la porta affacciandosi sulla camera buia. I sensori di movimento dovevano aver spento la luce. Fece un passo avanti per farla accendere. Niente. Rimaneva buio. E la luce che arrivava dal bagno non riusciva a illuminare il comodino con il Carillon. Fece ancora un paio di passi in avanti. «E dai, andiamo!» Non era possibile che fino a un attimo prima le luci funzionassero, mentre ora, chi ne aveva bisogno, avessero deciso di fare sciopero. Avrebbe potuto andare a tentoni fino alla porta d'ingresso e accendere la luce dell'interruttore, ma il comodino doveva essere a pochi passi da lei. Allungò le mani in avanti e procedette con cautela. Quasi subito incontrò il morbido bordo del letto. Bene, era un buon riferimento per arrivare al comodino. Infatti, poco dopo, raggiunse la superficie del legno. Il Carillon doveva essere lì da qualche parte. Nell'oscurità, la sua mano non trovò il piccolo oggetto, ma invece urtò lo specchio da toilette facendolo cadere. Istintivamente cercò di prenderlo al volo, ma fu inutile. Si infranse rumorosamente al suolo e la sua mano trovò solo taglienti frammenti. Come se quello fosse il segnale per i sensori di movimento, la luce si accese, illuminando la brillante costellazione di schegge, ognuna che conteneva un diverso pezzo di realtà. Ognuna che le mostrava una diversa espressione del suo volto. Su uno di questi frammenti brillavano come rubino le gocce del suo sangue, silenziosamente scivolate via dal taglio che le si era aperto sulla mano destra. Sebbene queste aumentassero ogni istante, Sofia rimaneva immobile, pietrificata.
perché per un istante, come colta di sorpresa dall'improvvisa luce, l'immagine del frammento su cui ancora appoggiava la mano aveva riflesso la sua pelle senza alcuna ferita. Aveva riflesso una mano che non era la sua. Eppure ora erano entrambe lì a far cadere gocce di sangue sulle due superfici dello specchio. Aveva rimediato in fretta al suo sbaglio. Solo quando ormai il mondo, al di là dello specchio, era praticamente oscurato dal liquido vermiglio, Sofia si rese conto che il taglio non avrebbe certo smesso di sanguinare da solo. Si alzò forse troppo di scatto, visto quanto le girava la testa, e tornò rapidamente in bagno. Aprì l'acqua fredda e ci infilò sotto la sanguinante mano destra. Sospirò di sollievo, appoggiandosi con entrambi i gomiti al bordo del lavandino, così da scaricare parte del peso corporeo e convincere il cuore a rallentare la sua frenetica attività. Che cosa diavolo stava succedendo? Un suono leggero si diffuse nella stanza. Sembrava un tamburellio. Alzò lo sguardo ritrovandosi a fissare lo specchio. Era ancora appannato dalla doccia. Alcune goccioline più grandi erano scivolate giù, scavando lunghi solchi lucenti, come lacrime. Era arrivato da lì? Appoggiò una mano sulla liscia superficie, la spostò di scatto. I suoi occhi la fissarono dall'altra parte dello specchio. Abbassò la testa sospirando, la mano ancora appoggiata allo specchio. Cosa credeva di vedere? Eccolo, di nuovo quel tamburellio. Non poteva sbagliarsi, arrivava di fronte a lei. Alzò la testa, il suo riflesso fece altrettanto. Aveva davvero quell'espressione? Si sentiva spaventata e incredula, mentre la persona che tanto le assomigliava e che la stava guardando non sembrava nessuna delle due cose. Sembrava beffarda. Di nuovo il tamburellio. Il suo cuore ebbe un sussulto. Le dita della mano si erano mosse battendo sullo specchio, ma non le sue, quelle del suo riflesso. Non è vero. Non poteva esserlo. Non doveva esserlo. Avrebbe voluto andarsene, ma rimase immobile, come l'altra davanti a sé. L'una terrorizzata, l'altra beffarda. E fu allora che ricominciò la musica del carillon. Non era suonata da un congegno a carica. Era cantata, ma non era lei a cantarla. Era il suo riflesso. La sua mano sinistra si spostò appena, appoggiando un solo dito sulla superficie dello specchio ancora appannata. Era come se il suo corpo si fosse mosso da solo, come se fosse stato mosso dai fili invisibili di quelle note. Avrebbe voluto voltarsi e scappare via, ma non ci riusciva. Era condannata a fissare in eterno, in uno specchio, l'istante di immobilità in cui era pietrificata. Il suo dito cominciò a scivolare sulla liscia superficie, producendo un leggero fruscio. Non stava nemmeno guardando quello che faceva la sua mano, non poteva. I suoi occhi affondavano in quelli del riflesso. La musica si fece più forte, come se ci fosse una seconda persona che la intonava. Era lei, aveva cominciato a cantarla anche lei. La sua mano si separava dallo specchio per pochi secondi, per poi appoggiarsi di nuovo. Stava danzando una danza di cui non conosceva i movimenti, come una ballerina di ceramica i cui passi sono dettati dalla musica. A un tratto si fermò. Aveva finito. Lei e il suo riflesso si guardarono ancora per un istante. Era come se già sapessero quello che stava per accadere. E una lo desiderava quanto l'altra lo temeva.
Alzarono entrambe lo sguardo. Fammi uscire. No. Fecero un passo indietro. Il suo riflesso e Sofia, incapaci di distogliere lo sguardo da quella scritta. Quello era un incubo. Un incubo da cui non riusciva a risvegliarsi. Si catapultò nell'altra stanza. Doveva uscire di lì e aveva poco tempo. Inciampò nella valigia aperta. Il cuore le rimbombava frenetico nella testa, mentre appoggiava le mani a terra per frenare la caduta. Il suo viso si fermò proprio di fronte a quegli occhi, i suoi occhi riflessi nella costellazione di schegge dello specchio infranto. Le sue labbra, in ognuno di quei frammenti, intonavano la melodia che anche lei stava cantando. In una di quelle schegge brillava la mano del suo riflesso, liscia e perfetta, senza nessuna traccia del taglio, da cui uscivano le gocce di sangue che ornavano il pavimento. Non c'era tempo, la musica stava finendo, e lei era solo una ballerina che danzava sulle sue note. Si alzò in piedi, lanciandosi verso l'uscita della stanza. Appoggiò la mano ancora sanguinante sulla maniglia della porta, la spalancò. Rimase impietrita fissando la porta di fronte a sé, anche quella spalancata, anche quella con lei immobile sulla soglia. Non sapeva, non capiva se non si muoveva perché non voleva o perché era la sua immagine a non farlo. Due nature identiche, pur opposte, generate l'una dall'esistenza dell'altra, che gareggiavano tra loro per poter muovere la propria immagine con fili invisibili. L'ultima nota della musica sembrò estendersi all'infinito. Nel momento in cui tacque, un rumore sordo spezzò l'aria. Avrebbe potuto essere il suono dell'esistenza che andava in frantumi. Le porte metalliche dell'ascensore si aprirono sull'ingresso illuminato dal sole del mattino. Assaporando quella luce calda sul viso, la giovane donna si immerse nel frastuono delle valigie trascinate e dal chiacchiericcio che riempiva l'aria. Attraversò senza problemi quell'oceano tempestoso di gente che andava e veniva, come se le persone percepissero inconsciamente la sua presenza e rispettosi si facessero da parte. «Buongiorno!» Il ragazzo della reception aveva una voce terribilmente nasale. Ora che la giovane donna gli era vicino, evitava il suo sguardo, come se si vergognasse dei secondi troppo lunghi che aveva trascorso esaminando la sua figura. «Buongiorno!» gli rispose lei sorridendo, gioendo del potere intrinseco che la timidezza di lui le donava. Volontariamente gli si avvicinò più di quanto fosse necessario, porgendogli la chiave della stanza in cui aveva trascorso la notte. «È arrivata ieri sera?» Il ragazzo si sforzava di essere cordiale, ma sembrava impacciato, come se non fosse abituato a fare quel lavoro. Questo, unito al suo abbigliamento, lo faceva risaltare in quell'ambiente così come una goccia di inchiostro nero spicca su un foglio bianco. «Precisamente, è stata una fermata necessaria, visti i voli che sono stati cancellati». Lei, invece, parlava con una straordinaria disinvoltura, assaporando ogni sfumatura del disagio di lui. «Capisco». Sorrise timidamente, prendendo la chiave che gli stava porgendo. Un'ombra di rossore apparve sugli zigomi di lui quando, facendolo, le sfiorò la liscia e perfetta pelle della sua mano destra. Sembrava fatta di ceramica. «Stanza 88!» esclamò vedendo il numero. «Generalmente i clienti che passano la notte in questa stanza sono sempre molto soddisfatti. Lei come si è trovata?» Sul volto della giovane donna si allargò un sorriso sghembo, più simile a un ghigno. «Magnificamente, come se fossi appena venuta al mondo».